E se ci tenessimo Dumbia? No, fermi, fermi. Lo so che sentirlo dire così potreste pensare: ma questo è malato? Ma si droga? Ma prende delle pasticche strane? No, in verità no. Cosa succede? Succede che il prestito al Basilea è scaduto e quindi Seydou Dumbia tornerà a Roma ancora una volta, ancora e ancora, perché il Basilea, nonostante Seydou Dumbia stia facendo benissimo, ovvero abbia già segnato diversi gol, tanto da essere il secondo capocannoniere del campionato, nonostante abbia un cartellino di riscatto veramente bassissimo, fissato a 6 milioni, il Basilea non riscatterà il giocatore ivoriano. Quindi ce lo troveremo di nuovo qua. Questo è il mio punto di vista. L'abbiamo prestato al CSKA, ha fatto un sacco di gol a campionato e Champions League. Non l'hanno riscattato e ce l'hanno rispedito a Roma. Quindi loro l'hanno usato, si sono divertiti. Non è un oggetto sessuale Dumbia, cioè nel senso, non lo so in realtà, però spero di no. E poi ce l'hanno rispedito a Roma. A questo punto l'abbiamo dato al Basilea. Prima l'avevamo dato, vabbè, in Inghilterra, ma quello lì non ha mai fatto una presenza. L'abbiamo dato al Basilea, adesso è il secondo capocannoniere del campionato. Per 6 milioni non lo riscattano, ce lo rispediscono qua. La mia domanda è questa: ma visto che abbiamo una rosa corta, visto che ci serve un vice Dzeko, tanto per cercare di piazzare questo giocatore a 6 milioni, 5 milioni, 4 milioni o prestarlo in giro al gratis, non converrebbe tenerselo? Allora, lui è arrivato a Roma in un momento pessimo, in un Roma-Parma in cui la Roma non vinceva tipo da 10 partite, in un momento in cui la Roma si stava sgretolando. Ora non so se piace a Spalletti o meno, non so se Spalletti sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno o meno, però con Luciano Spalletti e con l'allenatore prossimo che arriverà, almeno che non ritorni Garcia, a quel punto il ponte di Ariccia sarebbe inevitabile per me. Io credo che questo giocatore possa meritare delle possibilità almeno per fare il panchinaro. Giocherebbe come secondo, ovviamente entrerebbe a partita in corso molto spesso e servirebbe anche per far rifiatare quel poraccio di Dzeko. Avendoci Dumbia in panchina, tu te lo permetti tranquillamente, tanto sai insomma quello che vale e quello che può darti, ti puoi permettere senza troppi problemi di far giocare sempre Dzeko, tranne quando è stanco. Quindi Dzeko non sentirebbe nemmeno questa grande pressione che dice Spalletti. E poi diciamo anche che ha qualità diverse da Edin Dzeko, cioè uno più incursore, più che ti piotta dentro l'area, uno che è differente da Dzeko, che magari è diciamo più statico. Poi ovviamente Dzeko è più forte, 10.000 volte più forte per fortuna. Però comunque avendoci un giocatore diverso in panchina ti potrebbe essere utile. Tanto è inutile, raga, prestarlo, questo fa 30 gol e ritorna, prestarlo ne fa 25 e poi ritorna, prestarlo ne fa 26 e poi ritorna, che cazzo ci serve? E poi lo perderemo a zero. A sto punto teniamocelo e vediamo come va. Magari fa pure una discreta stagione da panchina e se lo vendiamo a 8-9 milioni a fine anno. Vediamo, voi che ne pensate di questo Seydou Dumbia? Speravo di non ritornare a fare un video su di lui sul mio canale, ma ormai ragazzi è andata, eccola, è tornata Dumbia, scappiamo! Ah! Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto mi da lasciare un mi piace, ovviamente, se il video vi ha fatto cagare, ovviamente, un dislike. Buon shalalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.